Tony, la dolce vita è qua, punta su di me, non la dolce vita. Qua non c'è Fellini, non c'è Lani Tecberg, non c'è niente, c'è solo aria buona, 463 metri sul livello del mare, tra le montagne, in certi anfratti che solo San Gerardo poteva trovare e dimorare. Sono con Carmine, assessore all'informagione. Ma che è assessore all'informagione? Beh, l'informa giovani. Dillo a me che non sono più certo, giovane. Certo. Soprattutto per i giovani, è un ufficio molto importante, ma anche perché è tra i primi nati nella provincia, nella zona. Ma non mi ritardo sim, vero? Noi qui ci troviamo nella piazza Giacomo Matteotti in Calabritto. Che il sindaco, amico mio, presente. No, che il sindaco amico mio ha definito Chicci, è bellissima questa piazza. Io la ricordavo perché questa, devo dire Carmine, questo è un appunto, non lo so a chi, posso probabilmente alle passate amministrazioni del dopo terremoto, questa ha perduto l'identità storica questo paese, cioè quella storia che io ricordavo. Insomma, tutto ciò che di bello c'è, però devo dire che l'avete ripristinato in nuovo e in meglio. Certo, questo sì, diciamo una struttura ampia e moderna, voglio dire pure. Noi abbiamo l'editore di questa trasmissione che insieme a Pier Figger, che è Piero Pacifico, sempre con una bella barba e con un capello particolarmente rizzato. Piero, ti ho portato ancora una volta in un posto bello. È un posto veramente magnifico. Tu ti stai guardando intorno. Hai visto quello stadio che abbiamo ripreso poco fa? Sì, uno stadio che credo appena sarà completato potrà essere un punto di riferimento per questa zona, senz'altro. Senz'altro. Io ti faccio vedere un po' come si vive qua. Come si vive qua? Come si vive qua? Come si vive? Aspetta, non mi fermatevi un attimo, c'è la televisione, voglio. A che state giocando? Stiamo giocando alla Calabrisella. Aspetta, qua tre chiamate, ma si gioca da soldo o no? Scusa, alla Calabrisella che è? La volevi spiegare? Avevo tre chiamate. Datemi una curiosità, facendo finta perché non l'hai visto poco fa. Io sono amico suo, ma non c'entra niente. Ma l'avete votato, Lusino? L'hai votato, così. Tu meriti che l'hai votato sopra e sotto. No, io l'ho votato già dai voti. Se non l'avevamo votato, non è sì. L'ha votato due volte, però non l'ho votato più. Ma Roppo, non lo potete votare giù, Roppo 8 anni, no. Andò se ne andate. Non te lo dico, va a casa. A casa, sì. Così, come si vive qua? Qui non te ne fa 10, morro fa. Ma questo morro fa. Ma scusa, ma giocate pure a padrone sotto? Qua. No, a padrone. Come no? Chi dà le soldi? Chi dà le soldi? No? Ma guarda. Sì, tu, giocassi a padrone sotto, a chi mannassa l'urme, mezza sei? A tutti quanti il padrone. Cioè, te fregassi tu. Ma voi chi sei tu? Io che vai, sono amico del sindaco. Sì, quanti anni avete? Oh, 83. Quando? 83. Ma qua si campa buoni da suo paese. Come? 1901. No, 1901. La verità è che questo è un bel modo di vivere in questi paesi. No, guarda, devo dire, scusa. Allora presentiamolo. Eccolo qua, caro professore, caro Silvio, come sta? Carissimo amico. Meo vero che nella seconda sì, campata o campagna elettorale tu hai avuto quasi un consenso plebiscitario. Perché? È vero. Penso di aver fatto qualcosa di buono per questo paese e credo che continuerò in questo scorcio di tempo, un anno che deve passare ancora prima che si dovrà rivotare, di intervenire ancora e sempre per cercare di rilanciare questo paese, che è un bel paese come hai potuto vedere. Giuseppe, allora sì, diciamo francamente, tu sai perché siamo venuti qua? Io sono venuto per fare una scheda per la trasmissione che andrà in onda, sì, lunedì in diretta a Tele Salerno 1, sì, voi sarete nostri ospiti, però ne abbiamo approfittato con Piero girando per queste contrade per fare uno speciale tutto insieme, che sarebbe, sì, insieme per lì. Ma siamo venuti per un motivo assoluto, per questa scuola di chitarra, di musica. È vero. Che voi secondo me è un fatto unico nel suo genere, non solo nell'Avellinese, ma in tutte le sale. Lo hai detto e lo ribadisco con grande orgoglio, perché è l'unica scuola civica musicale che c'è nella provincia, dopo il conservatorio di Avellino ovviamente, e riprende peraltro una tradizione antica e anche blasonata di Calabritto, e poi ha addestato, così come io sapevo, un grande interesse fra tutti i ragazzi di Calabritto, tant'è che io credo quasi tutti loro sono iscritti alla musica, e credo che ci siano 140 iscritti in un paese come Calabritto, allora tutti partecipano con grande interesse e con grande volontà, con grande voglia a questa iniziativa. Perché avete scelto come docente di chitarre, di queste cose qua, Nucundursana, anziché uno per esempio perché, di Teora o di Laviano, perché a dispetto dei campanilismi noi abbiamo scelto i migliori, quindi davvero lo dico con grande schiettezza, maestro straordinario che organizza da par suo questa scuola, che ritengo
il fiore all'occhiello per questa comunità, perché un'istituzione del genere è difficile da impiantare. Mi dicevo che nemmeno il tuo collega, il collega mi è modo di dire, perché lui è un onorevole, ma tu lo sei in quanto uomo onorevole, sì. De Mida, Annuschio non è riuscito a fare una cosa. Annuschio ancora non l'hanno fatto, per la verità. Ma a lui posso dare del tuo o del lei, visto che è maestro, che queste cose non posso opporre. Diamogli del tu, perché lui poi è così modesto quanto bravo. E per la sala, allora, visto quante belle cose ti ha detto il sindaco, ma allora, qual è la peculiarità di questa... di questo fatto nuovo? Io uso un termine che spesse volte mi ripeto, però non mi dispiace, epocale per queste contrade. Allora, la cosa più importante è trovare un'amministrazione capace, culturalmente preparata, che in effetti ci ha permesso di attecchire a Calabritto, cosa che è molto più complicata in posti dove l'amministrazione non esce mai dalla cosiddetta ordinaria amministrazione. E quindi questa è stata la nostra fortuna. Credo che se il sindaco ha detto queste parole belle, d'altro canto io devo dire che sono felicissimo di aver fatto questa scuola, perché mi sento onorato di esserne il responsabile e il direttore. Grazie maestro e complimenti, Zica. Zica Armenut, come vi chiama? Zica Armenut, perché mi siete accusato appena ci parlate di Mita? Mi sono usato perché è un amico. Cioè, De Mita subito. Basta. Qua non si è da fermare. Ma è veramente lo meglio proprio, è stato il migliore politico che abbiamo avuto in Italia. Per me sì. Ma perché amico prima? Perché giocato a carta sì. Ah sì, è Benji sempre, ma è lui che è imbicciuso quando gioca a carte, come sempre Benji. Ma no, che sa giocare, non è che Benji. Io una sera a Chianciano ero con Aniele Sazzano, Peppino Gargano, stavo con loro, non c'entravo niente, come sempre, e ho assistito a una partita a carte davanti a uno degli hotel di Chianciano, era un congresso del pare 1992, cosa c'è, quando ancora non era arrivato il trambus e la guerra che è arrivata dopo. E beh, credimi, ha vinto tutte le partite, ma ha vinto non perché fregavo lo facevano vincere, perché era imponente e importante, ma perché veramente teneva una memoria eccezionale. È un vincente, è un vincente. Sapete, io ci sono in casa sua, non potevamo arrivare a vincere una volta, sì, ma a col dottore Brocco e cose a giocare, perché sì, Carmen, la saggezza è innanzitutto l'esperienza. Un giudizio su De Mida non credo che lo dovremmo dare noi, perché la storia poi parlerà di lui, senza è stato il più grande uomo politico che abbiamo avuto in Italia, ne sono convinto. Giudizio sull'uomo, come? Sull'uomo, che giudizio? È bravo, è bravissimo, è un uomo bravissimo. E quando fu tanto tempo fa messo sotto inchiesta, voi che pensaste che era giusto? Che aveva uscito, che doveva uscire pure dalla base. Non c'entrava niente. Poi se c'entrava con altro non ci apparteneva a lui. La Calabritto perché è così bella? Perché siete così legati, così radicato a questo mondo? Eh sì, quando me di mezzo mi hanno faccio sempre. Ma voi parlare voi perché la Calabritto è così bella? Che bello. Perché proprio è bello, nella bella, è bello pure le persone. Prima facevo un pensionato, che faceva? Chi è? Io facevo un muratore, impresa un muratore. Un imprenditore, però ormai era un muratore, insomma. Un muratore. Come? Vieni qua, vieni. Che dite, scusa. Vieni qua. Ma chi? Ah, questo è? È un apprendista. Allora, dove viene lui? Io vengo dall'Inghilterra. Quindi è inglese proprio? Sono italiano, calabrettano. Proprio calabrettano, in Inghilterra. Quanti anni? 25 anni. Perché sei tornato? Ho tornato perché mio padre non sta tanto bene. Ma pensi di restare qui o ritornare in Italia? No, non ancora. Solo un anno. E allora, ma è possibile che ti tieni tanto un anno? Altrettanto tengo. Anzi, con buona salute. Grazie. Ma qua sopra si campa buono però, solo un anno. Però mi fa di là, è complicato. Ma se mi chiedi qua vicino a me, ha detto che ha buttato... Che cosa? Ha detto così, ma ci sono i bottiglie di vino. Ah, beh, a me si cadrava mi perché era. Dove ridere di vino? Ya, oh, Serona. Che portare? Serona, ma l'usino che è buono o non è buono? È buono. Quello di San Vincenzo è meglio farlo un po'. No, non è buono per me. Non è buono questo? No. Che rito, Rocco, vieni qua. Vieni qua, vero? Come, fammi se? Uno ci stronzerona. E perché? Perché ognuno pensa le carte su. Ma voi la vita... servizio, non devo farne, là. Dal 19-11-91 né Filippone è stato capace di mi fa giusto la casa, solo che pago un mensile, non serve niente, né Peppa Sirica né Pietro. Fatele questa protesta che io la manderò in televisione. Ya, allora. Non risponde, non mi manda, non mi mica risposte, ho fatto quattro raccomandate. E invece noi siamo venuti fino a qua. Ma com'è? Un poco pacere. Questo loro, un po'. Un poco pacere.
questo è un mondo particolare questo qua. Ma scusa, la regione a Napoli, Rocco, a Sant'Angelo, Rocco, a Avellino, Rocco, ma Rocco, dove sono sta legge? Dove sta legge? Dove sta legge? Ma perché non mi ti rientri che la cosa che mi porta? Ma anche il tato a casa, le legge, non serve niente. Non serve niente. Sì, allora, eccolo qua, ma possibile che tenete 83 anni? Possibile? Tengo 83 anni. Cioè siete nati? Sono nato il 18 luglio 1917. E vi chiamate? Felice Viscido. Felicia Viscido, guarda. Prego, Felicia Viscido. Felicia Viscido. Qualche cosa bella per questo paese. Io è giunto apposta da Salerno. Con lo... Qua sono pinto della moto, e ne diversi, mo sono tutti cambiati. Perché Santa Mitre, le case vecchie, ma dov'è? Mo tutte le case nuove, tutte moderni. E, noi... e non è meglio. E non, ma lo prendo tutto cacchione, di solito di più. Veramente? Sì, sì, tu per fatto tu e per fatto i miei. No, ma possibile, qui siete 3.500 persone, questo è... Ma quando sono 1.500 persone? Ma proposta, se fa lì, ma perché tanti emigranti in Inghilterra qua? Ci stanno più dicendo... E non c'è lavoro. Ma perché in Inghilterra, per esempio, non in Svizzera, non in Germania? Ma qua la gente lo sono, morire lo fa. Scusa, se lo fanno, non si fanno morire. Non devono morire i figli, che non vanno a dire più. Uno ha una potenza, fuori, è nato non faccio niente. C'è 50 anni. È nato non si vuole sposare. Come la mandè? Scusa, ho fatto il mio tempo proprio tu strada. Invece io so che qua si campa bene, si vive bene. A cantare si campa, sanno tutti i cantigini del mondo, questi che sanno in la chiesa, lo canto tutti lì. Tutto qua, e sempre la chiesa e tutti li sanno. Ma in Nigeria si canta buono, si campa buono. Ah, si campa, che è quello? Ma già stanno i soldi? No, ma ti dico perché. Io tengo la pensione, mio figlio va, è carico mio, lo mantengo io. E quando è la pensione tua? 750 mila lire. Come fa a campare pure a tuo figlio? Come vuole Gesù Cristo? E mi resti di pure. Ma tenete una poca proprietà qua? No, non tengo niente proprio. In fondo l'ho già lasciato in abbandono perché l'operaio voleva 100.000 lire al giorno a battere a ulivi. Così. E sì, l'operaio è poi una ferma 40.000 lire a volontà della pesca. Però è un paese felice. Diceva l'insegna appena siamo arrivati qua che è l'Eden dell'Irpinia, Calabritto. Cioè il paradiso dell'Irpinia. È il paradiso dell'Irpinia perché c'è la produzione a bordo. E che produce? E fanno l'uovo, fanno patate, fanno fagioli, fanno carne, c'è la legna, ci sono castagne, c'è la noce, fanno tutto. E ci sono pensioni. Ma sono tutti a pensione. Figli mi si appoggiano in mamma mia, figli si appoggiano in coppa con padre e si cambia. Invece prima, a ambichi tempi, io tengo 83 anni, non ce n'è né pensione. Però vaglio e faccio in dolo fondo, la cipolla in dolo fondo, la maiava solo cuscina a pisa, la grappa per far formaggio, lo ciuccio per un legno, lo grano sui bonnini, lo grandini sui bonnini, i fagioli sui bonnini, lo vino sui e campano in di luoghi, perché non ti viene il pensione, non c'è la pensione, di luoghi a Savorizzi, e campano in gym, la mamma, il padre che tiene, la mamma, il padre che tiene, chi tiene queste qua, che fa? Pazienza. La saggezza contadina, se fa lì, ma lui che ha fatto tutti i mestieri. Tutti i mestieri che ci sono. Quelli di mascolo. Un muratore, mi ha detto Sigaro. L'aiutava come muratore. E i mestieri che faceva? Aiutava la mattina al 3, sopra la montagna? Al 3, a luna. A luna a notte. In montagna 3 ore a 10, 3 ore a manì. Una saccia di lì, 85 kg. Hai fatto tutti i mestieri che meritava? Tutti i mestieri. Tutti i mestieri. Cioè? Ha detto a Duccio, ha detto a Niere, De Caeta, la Forestà, la casa di Giovanni, la casa di Calabritto, a Carianuzza, a Caria Castagna, a Papà, e tutto. Le vendeva, quando arrivavano qua se le prendevano, se le compravano. Immagino la sacina lì. Insomma, si direbbe in dialetto desicarniata, insomma, è stato veramente usuroso. Ma non volevamo rifare. E Gesù Cristo ne ha aiutato, ne riva, la salute ne ha aiutato. Ma lui era, ma a parte la salute e cose, complimenti, continua, devo dire anche la lucidità se fa lì, per 100 anni, anzi, non mettiamo limiti. Ma lui era il fest qua sono particolarmente bello. Oh, a proposito, qua il padrone di questo paese è San Giuseppe. Ma perché lo festeggiate a luglio e noi il 19 marzo? No, pure a marzo. Facci di fuga noi a marzo. Sì, pure a marzo. I falò. Sì, pure a marzo. Ma lui era il fest, sono qui importante, ricevere un carmucci che sono più importante di San Matteo. No, importante sono uguale. Una grande festa. Può fare una grande festa quando è San Matteo. Una festa sopra la montagna? Sì, il 5 agosto. E che volevo dire? E che bella armonia, se non vai Maria, io me l'accompagno. Facciamo una candilena. Lei sente cantare, quando la processione. È una canzone di... Una canzone della processione.
tutto il cammino. Noi vogliamo Dio, quella si canta pure no, qua. No, quella allora. Non c'è per te. E qual è voglio quella dire, tipica qua? Vogliamo Dio Vergine Maria la canta quando io va a scuola. Invece qual è quella tipica? Oh madre della neve, vinice la mia mente. Poi canto il canto di Giro Pasqua, ma la sera canto la stagione dei fiori è tornata. E cioè come me? E già con me su Maierano, c'è una scena la Marona ancora per la montagna e se non mi. Ma l'ascensione sa usa fa qua? Sì. Con i fiori di ginestra. Sì. Sì. E il Corpus Domini? Sì, pure lo stesso. Vedete che fate? Fate i fiori in mezzo alla strada, fate l'infiorata. Ma adesso fanno una processione lunga la strada, fanno tutte scritte di fiore. Tutti con il fiorare di ginestra. Sefoli, noi avessimo Marisa, come sta la televisione è seguita moltissimo nella. Noi dovremmo dire. San Antonio fanno pure parte. Ma perché non diciamo alla gente tutto quanto della provincia di Avellino, di Salerno, tutti quelli che ci seguono? Caverna venire a Calabrito perché c'è aria buona, c'è. Si mangia pure buono. Si mangia buono. Qual è la specialità? L'acqua fresca, l'aria buona e già. Si mangia buono. E che si mangia? Qual è la specialità? Quelli che vogliono. Cioè, a parte la pasta fatta in casa. Tutto. In casa, lasagna, gnocchi, questi sono. Cavatielli. Beh, voglio quando lo faccio. Insaccati, saluto. Sì, grazie. Ma l'uogliere, io volessi provare l'uogliere Calabrese. L'olio di Calabrese è il migliore quando in cerca. L'olio di Calabrese è un olio vergine. Allora, facciamo una cosa, e così chiudiamo. Facciamo un appello, siccome sono migliaia le persone che vedono questa trasmissione. Di qualche cosa, venite a Calabrese in qualsiasi momento dell'anno. Perché? Perché c'è buono, l'aria è fresca, lo mangio è buono e l'acqua è buona. E la gente com'è? La gente è buona, è calma, è calma. Il vino è buono, ti imbriachi pure. Dico, ma perché sei vicino a Pierino là? Che bello bocconcino, chissà quando mangi, Pierino. Perché è così. Ma perché parli in italiano? Poco fa parlavi in dialetto, tu pure la papete, che poi non ci capite che significa, scusa. Ma signor... È un po' spiritoso, scusa. Primerito voglio parlare un microfono. Allora mi fa vedere che Calabrito qua ci stanno sì le persone anziane, brillanti, quando vuoi, ma ci stanno pure i creatori, stanno anche le belle ragazze, stanno i vogliono giù. Soprattutto le belle ragazze. Hai capito, perché tu te ne intendi? Non danno. Ma lui che tiene 11 anni. Per essere 11 anni però sei un poco curto, sei curto e mal cavato, voglio. Maronna, voi sai una cosa, sindaco, lo sa? Io sono stato in coppa a me, ma è un giumo sto creatura. Ma quando piesi? Stia dicendo male parola. 40 kg. E che fai? Andò alla scuola, che scuola? La quinta elementare. Madonna, ma come sei forbito, come parlo bello l'italiano. Poco fa ieri sembrava uno scugnizzo napoletano che diceva solo Malbarò. E giocavo pure un bigliare. Com'è sto paese? Di qualche cosa. Ma diciamo che è un bel paese. Diciamo che è. Ha delle belle montagne, molti fiumi. Molti fiumi. Ma scusa, è vero, ma perché poi tanti fiumi, scusa? Perché vogliamo dire che di qua passa anche il Sele, perché c'è il Zagarone. Che poi si collega con il Sele. Che si mette nel Sele. Che è una